Buongiorno a tutti, oggi preparo una crostata per la festa della mamma. Mi occorre per la pasta frolla morbida 300 g di farina, 120 g di burro, un pizzico di sale, 8 g di lievito per dolci, estratto di vaniglia, 2 uova intere, 120 g di zucchero e buccia grattugiata di un limone. Per la crema 500 ml di latte, 120 g di zucchero, 50 g di amido di mais, 60 g di cioccolato bianco, 3 tuorli, panna montata quanto basta. Per la decorazione cioccolata fondente, fragole 200 g, 100 g di marmellata di fragole. Preparo la pasta frolla. Nella farina aggiungo lo zucchero, un pizzico di sale, il lievito per dolci. Mischio un poco, metto la vaniglia, le uova e aggiungo il burro. Mischio tutto e inizio ad impastare. La pasta frolla è pronta. Metto un po' di farina su una carta da forno. Estendo la frolla. Una volta stesa, la metto in una teglia di 24 cm di diametro. Faccio aderire l'impasto ai bordi. Ora elimino la parte in eccesso. A questo punto la faccio riposare mezz'ora nel frigo e poi la inforno in forno caldo e statico a 180 per 30-35 minuti. Prima di infornare la bucherello. Nel frattempo preparo la crema. In una pentola metto lo zucchero, i tuorli e mischio. Metto un po' di latte. Ora aggiungo l'amido di mais. Ora aggiungo tutto il latte mescolando sempre. Metto le bucce del limone, la vaniglia. Ora porto sul fuoco ad addensare. Faccio addensare mescolando sempre. Addensata la crema, metto il cioccolato bianco e faccio sciogliere. A questo punto faccio raffreddare. Cotta e raffreddata la crostata e anche la crema, l'assemblo. Nella crema metto la panna. Ora la mischio. Ora metto da parte. A questo punto faccio il primo strato di marmellata. Metto un po' di cioccolata a scaglie. Metto la crema in una sac à poche. Ora la metto sopra.
questo punto decoro. Precedentemente con una fragola ho fatto una rosa ritagliando così. Ora la metto in centro. Ho tagliato delle fragole a fette. Decoro in questo modo. Ora metto della cioccolata a scaglie sopra. Una volta finita la lascio riposare in frigo. Eccola pronta da gustare. Auguri a tutte le mamme, anche a quelle che non ci sono più. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.